Sono Marco Nicola, sto svolgendo presso l'Università di Torino un dottorato di ricerca riguardante il blu egizio. Adesso vi spiegherò come si può produrre il blu egizio modernamente e come lo producevano anche gli antichi egizi. L'ingrediente principale era la sabbia. Per riprodurre questa sabbia utilizziamo una proporzione 4 a 1 di silice e carbonato di calcio. Il secondo componente è una sostanza che contenga rame. C'erano diverse possibilità per gli antichi egizi di ottenere questa sostanza. La prima era utilizzare un minerale come la malachite, che è un carbonato di rame analogo a quello che possiamo osservare qui. La seconda è quella di utilizzare del rame metallico, che si poteva ottenere o come limatura di rame, come ad esempio ci descrive Vitruvio, oppure come scarti di lavorazione del bronzo. E noi sappiamo questo perché dalle analisi chimiche proprio possiamo osservare delle impurezze caratteristiche della produzione del bronzo. Infine si può anche utilizzare l'ossido di rame. In questo caso l'ossido di rame è nient'altro che il rame già ossidato e quindi diciamo che può facilitare ad esempio la reazione chimica all'interno poi del crogiolo. Un altro componente molto importante era il carbonato di sodio. Gli egizi lo producevano dai laghi salati ed era chiamato natron. Questo componente è molto importante perché permette di abbassare la temperatura di reazione e dona una tonalità al colore particolarmente profonda. Adesso pesiamo la silice, ce ne vuole 3,19 grammi per ottenere circa 5 grammi di blu egizio. Poi pesiamo il carbonato di calcio, ce ne vuole invece 1,33 grammi. Aggiungiamo quindi un componente di rame e scegliamo la malachite, cioè il carbonato di rame, e ce ne vuole 1,46 grammi. E infine il natron, di cui ce ne vuole circa il 10%, cioè circa mezzo grammo. Si mescola accuratamente per circa 5 minuti, in quanto i componenti devono essere il più vicini possibile gli uni con gli altri. Secondo alcune ricette, ad esempio quella di Vitruvio, si aggiunge anche dell'acqua. Vitruvio in particolare dice che si usa la limatura di rame, cioè questo componente di rame. Dopodiché si trasferisce la miscela dei composti in una capsula di porcellana, in questo caso, ma anticamente si usavano dei crogioli di terracotta, come quelli che osserviamo. Anche modernamente si possono utilizzare i crogioli di terracotta, sono molto indicati. Il composto viene quindi trasferito nel forno da terracotta è cotto a circa 900 gradi tra le 8 e le 16 ore. Si pensa che gli egizi lo cuocessero per tempi anche molto molto più lunghi, fino ad arrivare addirittura a 300 ore. Passato le ore necessarie alla cottura, si lascia raffreddare naturalmente all'interno del forno, poi si apre e si ottiene un blocchetto in genere, si trasferisce in un mortaio e si pesta. Una volta che si ha questa polvere, si è pronti per la fase di raffinazione del pigmento. Per poterlo raffinare viene trasferito in un becher con una soluzione di acido cloridrico diluito e viene lasciato a riposare per una notte. Dopodiché viene sciacquato e asciugato e viene ricotto nuovamente in un crogiolo, analogamente alla prima cottura. Si riforma di nuovo un blocchetto che viene di nuovo macinato e viene poi di nuovo ricotto e macinato più volte. Non sappiamo esattamente quante volte lo facessero gli egizi. Noi normalmente facciamo circa 4 passaggi e otteniamo, a partire da un prodotto che inizialmente ha questa tonalità un po' scura, si riesce invece a ottenere esattamente questo prodotto che, come potete vedere, ha un blu particolarmente profondo.